morto sul colpo. Un'altra tragedia sul lavoro, travolto da un'esplosione improvvisa. Tragedia questa mattina alla periferia di Reggio Emilia. Per cause ancora da accertare, un silos di acetilene nell'ex inceneritore IRE di Via dei Gonzaga a Sesso è esploso uccidendo un operaio mentre erano in corso dei lavori nei pressi dell'impianto. La deflagrazione è avvenuta poco dopo le 8:30, a quanto si apprende non ci sarebbero altri feriti. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, con automedica e ambulanza, e i vigili del fuoco, ma per l'addetto non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti carabinieri e polizia, con la questura che procede per i rilievi assieme agli uomini della scientifica e della medicina del lavoro per chiarire i contorni della tragedia. Le denunce di infortunio sul lavoro, con esito mortale, presentate all'INAIL nei primi 6 mesi di quest'anno sono state 469, 4 in meno rispetto alle 473 dell'analogo periodo del 2017 -0,8. I dati rilevati al 30 giugno hanno evidenziato, a livello nazionale, una diminuzione dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 337 a 331. Mentre quelli occorsi in itinere, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, sono aumentati di 2 unità, da 136 a 138. Nei primi 6 mesi del 2018, si è registrato un aumento di 18 casi mortali, da 401 a 419, nella gestione industria e servizi, mentre in agricoltura i decessi denunciati sono stati 13 in meno, da 56 a 43, e nel conto stato 9 in meno, da 16 a 7. L'analisi territoriale evidenzia un incremento di 7 casi mortali del nord-ovest, di 12 casi del nord-est e di 2 al centro. Diminuzioni si riscontrano, invece, al sud meno 9 decessi, e nelle isole meno 16. A livello regionale, spiccano i 16 casi in più del Veneto, da 43 a 59, e i 12 in più della Calabria, da 5 a 17. Cali significativi si registrano, invece, in Abruzzo, da 28 a 7, teatro nel gennaio 2017 delle tragedie di Rigopiano e Campo Felice, in Sicilia, da 42 a 25, e in Puglia, da 29 a 15. Ecco, ecco.